Buongiorno a tutti e oggi parliamo della famosa multa di 100 euro che arriverà a chiunque abbia 50 anni. Come al solito siamo qui con l'avvocato Fusillo dell'associazione Movimento Libertario. Buongiorno avvocato. Buongiorno e buongiorno a tutti. Allora, come funziona il procedimento? Noi non riceveremo subito la multa, prima riceveremo un avviso. Sì, il procedimento è abbastanza farraginoso e complicato. Ricordiamoci una cosa, questa multa, sebbene di scarsa importanza, perché sono 100 euro, ma comunque 100 euro che potrebbero essere spesi molto meglio che dandoli alla Repubblica Italiana, questa multa afferma un principio pericolosissimo e gravissimo, cioè che noi non siamo più proprietari dei nostri corpi. Se non utilizziamo i nostri corpi a seconda del desiderio del governante, del dittatore di turno, possiamo essere multati. Oggi sono 100 euro, domani potrebbero essere 1000, 10.000, dopodomani si potrebbero prevedere anche altre sanzioni per chi non usa il suo corpo a seconda di quello che desidera il dittatore. Questo è gravissimo ed è per questo che ci dobbiamo opporre. Come funziona il procedimento? Non arriva subito la multa, ma arriva un avviso dell'Agenzia delle Entrate, che particolarmente comico per non dire altro, cioè che su una questione sanitaria ci arrivi un avviso da parte dell'agenzia che si occupa di tasse, di riscossione, di balzelli vari. Perché ci arriva l'avviso? L'avviso arriverà a tutti coloro che non risulteranno come punturati nella piattaforma nazionale Digital Green Pass. In altri termini, l'Agenzia delle Entrate accede alla piattaforma, verifica chi non c'è sostanzialmente, quindi farà un paragone, immagino, tra i codici fiscali di quelli che risultano avere 50 anni già adesso, che li compiranno entro il 15 giugno del 2022, e tutti questi cinquantenni che non risulteranno sulla piattaforma riceveranno la convocazione, la lettera, non è una convocazione, una richiesta di informazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate. Ora, a proposito di questo, lei suggerisce di offuscare il fascicolo sanitario e l'altra volta che ne abbiamo parlato ci avete subissato di domande su come si fa. In realtà noi non possiamo dirvi come si fa perché ci sono spesso ogni provincia lo fa in modo diverso, a volte le province si sono organizzate in regioni, per esempio nel Lazio è tutto uguale. Cambiano da luogo a luogo, tendenzialmente significa di fare login con uno SPID su una piattaforma sanitaria del proprio luogo e negare tutti i permessi sulla privacy, dire no a tutto quello a cui si può dire no. Perché è importante fare questo? È importante perché è un argomento in più che si potrà utilizzare quando andremo ad impugnare la multa. Ricordiamoci una cosa, purtroppo tutto quello che riguarda la riservatezza dei nostri dati personali è disciplinato da una norma nazionale e da un regolamento comunitario, o meglio dell'Unione Europea, che è il cosiddetto GDPR. Entrambe le normative sono una specie di colabrodo il cui vero scopo non è tanto quello di proteggere la nostra riservatezza quanto quello di trovare vie scappatoie per consentire invece l'accesso ai nostri dati personali. Questo è un altro delle vergogne del nostro ordinamento giuridico, ma non siamo in grado di cambiarlo. Però attenzione, la normativa europea prevede la necessità che ci sia una base normativa per l'accesso ai dati, soprattutto ai dati sanitari. La base normativa deriva da queste norme e deriva da un DPCM della fine del 2020, uno degli ultimi DPCM che ci ha regalato il signor Conte, nel quale si è detto che tutti i dati di natura sanitaria sono rilevanti per l'interesse nazionale strategico. Ovviamente tutta questa argomentazione, questa narrativa legislativa per cui i nostri dati sanitari
sono rilevanti da un punto di vista strategico, c'è la possibilità di accedere da parte di pubbliche autorità, potrà essere messa in discussione nei futuri giudizi, perché in realtà non sta né in cielo né in terra che il governante possa accedere ai dati veramente più intimi che abbiamo, e sono quelli della nostra salute. Per questo è importante oscurare il fascicolo sanitario elettronico, non tanto perché questo gli impedirà di accedere alle nostre informazioni, si sono già dati un assegno in bianco per accedere a tutte le informazioni sanitarie attraverso la piattaforma nazionale Digital Green Pass, però ci potrà servire un domani nei giudizi che seguiranno per contestare la possibilità in radice che il Leviatano, che questo mostro che è l'organizzazione burocratica che ci opprime, possa immischiarsi e impicciarsi nei nostri dati sanitari. Quindi all'atto pratico noi riceveremo una prima comunicazione che non è la multa, è l'invito a provvedere entro 10 giorni o a dimostrare che loro si sono sbagliati e che noi la puntura l'abbiamo già fatta e via dicendo. E noi quindi riceveremo questa raccomandata, che è importante prenderla, dico bene, perché ora su internet si sta diffondendo questa voce: no, ma le raccomandate non le devi ritirare. Invece le raccomandate vanno ritirate per potersi opporre. Sì, questa è una regola generale, indipendentemente da questa materia. Tantissime volte ne ho parlato con i miei clienti. Le raccomandate vanno sempre ritirate, perché chi non ritira una raccomandata, a seconda dei casi, che si tratti di un atto giudiziario o di un atto stragiudiziale, subisce un termine che è di 10 giorni per gli atti giudiziari, di 30 giorni per le raccomandate ordinarie, oltre il quale si realizza quella che si chiama compiuta giacenza, cioè la raccomandata torna indietro al mittente, ma è come se il destinatario l'avesse ricevuta, perché c'è un obbligo di diligenza, di cautela, di attenzione nella gestione dei propri affari. Dicevano gli antichi romani, il diritto aiuta chi sta sveglio e non chi dorme, e quindi questi documenti vanno ritirati, perché è bene conoscerli. In qualsiasi raccomandata ci potrebbe essere un'informazione importante, ci potrebbe essere un atto al quale bisogna reagire, quindi andate a prendere le raccomandate, non vi fate fuorviare da notizie strane che circolano su internet e che non vanno prese sul serio. Quindi io ritiro questa raccomandata e gli invio la risposta che noi abbiamo messo a disposizione sul Vademecum. A che cosa serve questa risposta che gli inviamo? Va fatta una piccola premessa: tutti quelli che hanno delle ragioni mediche per non fare la puntura e che quindi abbiano un certificato del medico di base o di uno specialista che è meglio che non facciano la puntura per ragioni di salute, è bene che alleghino questa documentazione alla lettera che ho preparato, perché ovviamente la prima linea di difesa è quella di dire: io non posso farmi la puntura perché ho delle ragioni di salute che me lo impediscono. La lettera serve a un altro scopo, cioè serve a dire all'Agenzia delle Entrate e alla ASL di appartenenza: guardate che la vostra richiesta di punturarmi è completamente illegittima, contrasta con una serie di norme interne, internazionali, costituisce reato perché cerca di estorcermi un consenso, un trattamento sanitario che io non voglio prestare perché sono io il proprietario del mio corpo. Quindi sappiate che non intendo farmi la puntura e agirò anche in sede penale nei confronti di chi sta tentando di coartare il mio consenso, di estorcermi una volontà che invece io non ho. Vi ricordo che c'è un modello di denuncia che io ho predisposto e che si può scaricare dal sito e che riguarda proprio questo, cioè la denuncia contro ignoti per il momento, che probabilmente fanno parte del governo e del Parlamento, che stanno commettendo due reati, quello di violenza privata e quello di estorsione dal punto di vista del tentativo, perché stanno tentando di farci fare contro la nostra volontà un trattamento sanitario che non desideriamo, minacciandoci con una multa oppure con la perdita del lavoro.
Mandare questa risposta non è obbligatorio, ma è molto utile. Perché? Perché se noi non mandiamo questa risposta, finiremo immediatamente fra quelli che non hanno risposto e probabilmente ci arriverà subito la multa. Invece, mandare questa risposta è utile perché, primo, ci darà una posizione più salda per poi ricorrere contro la multa, ma anche, avendo risposto, contribuirà a mettere quella sabbia negli ingranaggi, perché loro, prima di dirci qualunque altra cosa, dovranno leggerla, dovranno passarsela l'un l'altro, quindi probabilmente passeranno mesi poi prima che arrivi la multa. Contribuiremo a intasare tutto questo meccanismo, perché ogni volta che noi scriviamo qualcosa, qualcuno la deve leggere, qualcun altro non si vuole prendere una responsabilità e la passa un altro ancora, e tutto quanto si rallenta. Andiamo avanti. A un certo punto, presumibilmente, noi riceveremo la raccomandata con la multa. Allora, anche qui, come abbiamo detto, la raccomandata la ritiriamo. Non è una multa per cui possiamo ricorrere al prefetto, perché ha già saltato quel passaggio, ma dobbiamo andare direttamente al giudice di pace. Sì, dobbiamo andare direttamente al giudice di pace. Ricordiamoci che il termine per l'invio della multa vera e propria è di 180 giorni. La legge non specifica esattamente da quando decorrono questi 180 giorni, perché è scritta male come al solito. L'interpretazione più logica è che i 180 giorni decorrono dal momento in cui ci hanno mandato la prima lettera, quindi teniamo sott'occhio questi 180 giorni, perché potranno essere un motivo di impugnazione della multa. Se vanno oltre termine, sarebbero decaduti dalla facoltà di imporci la sanzione. La multa sarà sostanzialmente un documento simile a una cartella esattoriale, tutti ne avremo probabilmente ricevuta una. È un documento che viene dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, in genere sono più fogli, a volte colorati in blu e in arancione con alcune parti, insomma comunque sarà facile da riconoscere. Da quando avremo ricevuto questo documento, e qui ricordiamoci che la raccomandata è quella che si riferisce ad un atto giudiziario e che quindi abbiamo 10 giorni per ritirarla, da quel momento scatterà un termine di 30 giorni per andare a fare ricorso al giudice di pace della nostra città di residenza. Allora, fare o meno ricorso? Facciamo un piccolo ragionamento e due conti su questa cosa. Allora, per chi non fa ricorso è facile, ha una multa di 100 euro, punto. Per chi fa ricorso al giudice di pace potrebbe andargli bene e quindi spende 0 euro, potrebbe andargli male e quindi spenderà sicuramente di più di 100 euro. Ora non è quantificabile quanto, ma sicuramente spenderà di più di 100 euro. Quindi farlo o non farlo? Allora, farlo è molto importante per quello che ha detto l'avvocato prima, cioè per lottare contro un principio, contro il fatto che si possa essere multati per non aver messo a disposizione il proprio corpo a chi ci governa. Quindi il mio suggerimento è, e penso che l'avvocato sia d'accordo con me, se veramente non potete proprio permettervi di correre questo rischio di spendere un po' di più, se per caso la cosa va male, e vabbè, vi potrete rassegnare a pagare questi 100 euro, ma chiunque può correre questo rischio, che d'altro canto c'è anche la possibilità concreta, perché i giudici di pace si sono dimostrati i giudici più onesti che abbiamo in questo paese, quindi chi può permettersi di correre questo rischio, ma anche di vincere e quindi di non pagare nulla, lo faccia, perché è veramente, veramente importante farlo. Non esiste la possibilità di fare un ricorso collettivo, non ha senso farlo per la multa, credo che neanche si possa fare, però avvocato, lei metterà a disposizione gratuitamente tutti i documenti per cui ognuno potrà farlo per conto proprio, giusto? Sì, i ricorsi per multe di questo ammontare si possono fare anche in proprio, non c'è bisogno dell'assistenza tecnica, quindi metteremo a disposizione un modello di ricorso al giudice di pace, e quindi chi vuole evitarsi la spesa, ancorché minima, di un avvocato potrà farlo in questo modo. Una cosa vi dico fin d'ora:
Di giudici di pace ce ne sono tantissimi, sparsi in tutta Italia. Non potremo accettare incarichi da questo punto di vista, perché comporterebbe un onere di organizzazione impossibile per il mio studio. Quindi vi mettiamo a disposizione tutti gli strumenti, tutte le informazioni come al solito, ma chi farà causa e desidererà avvalersi di un avvocato, quindi desidererà farsi assistere e non vorrà fare il ricorso da solo, dovrà necessariamente trovare qualcuno nella sua città, e non sarà difficile, perché ci sono tantissimi bravi colleghi che possono tranquillamente seguire queste controversie. Benissimo, speriamo di essere riusciti a chiarire tutti i dubbi. Vi ricordo che i documenti per ricorrere al giudice di pace non sono ancora pronti, ma d'altronde non è arrivata ancora neanche la prima lettera, quindi verranno pubblicati in seguito. Comunque tutto questo lo trovate nella sezione Vademecum del nostro sito www.difendersiora.it. E vi ricordo di iscrivervi al canale Telegram, perché è il modo con cui rimaniamo sempre in contatto. Avvocato, io la saluto, arrivederci. Arrivederci e arrivederci a tutti. E ci vediamo al prossimo video.